possiamo anche già accomodarci. Sì, beh, magari ci mettiamo prima di... Guarda che è già aperto, eh. Sentito. Allora, la pastiglia alla parte, volevo fare un po' così. Ok. Lato sinistro, di qua, giusto? No, sinistro, qua. Sinistro pure qui. Dovrebbe funzionare. Come va a farlo in dritta? Così, a rovescio. I posti che restano liberi farei sedere subito qualcuno. Ah sì, certo. Sì, al fondo arrivano. Se sei d'accordo, nel momento in cui partiamo, farei riempire. Sì, magari posso dire i due ragazzi di casa di Carla se si siedono qua davanti. Va bene, faccio. Ok, andiamo. Prego. Buonasera a tutti. Andiamo a cominciare quindi. Buonasera, buonasera. Io porto i saluti dell'amministrazione comunale di Valdobbiadene che ha organizzato questa serata. Do a tutti il benvenuto, a voi in sala e a quanti ci stanno seguendo in diretta streaming. Sono lieta e onorata di ospitare e di presentarvi Umberto Guidoni, astronauta, astrofisico, scrittore, divulgatore. Grazie per aver accolto il nostro invito e ben arrivato a Valdobbiadene. Grazie, grazie per avermi invitato. Umberto Guidoni è nato a Roma, questa sera gioca tra l'altro la sua squadra del cuore, quindi lo terremo magari aggiornato se c'è qualche gol. Nato a Roma, laureato in fisica con specializzazione in astrofisica, ha partecipato a due missioni NASA a bordo dello Space Shuttle. Nel 2001 è stato il primo astronauta europeo a operare sulla Stazione Spaziale Internazionale. Tra poco parleremo diffusamente di questa esperienza, che è stata l'esperienza della vita, immagino, sì, vero? La prima domanda è ovviamente, ed è la più ovvia, certo, come nasce e quando la passione per lo spazio? A dire la verità, io avevo la passione dello spazio da quando ero bambino, come quelli che vediamo qui stasera, e sognavo di viaggiare con i fumetti, Flash Gordon, con i romanzi di fantascienza. E poi qualche anno dopo, quando avevo più o meno 15 anni, lo spazio ha cominciato a diventare una realtà, gli uomini sono andati sulla Luna, e quindi ho detto, beh, io da grande vorrei fare l'astronauta. Naturalmente non era così facile, in quegli anni chi andava nello spazio erano gli americani e i russi, e quindi quando sono cresciuto abbastanza da capire questo ho detto vabbè, non farò l'astronauta ma farò la cosa più vicina, studierò lo spazio da terra e sono diventato un astrofisico e per una decina d'anni ho fatto attività di ricerca al CNR e proprio grazie al lavoro che stavo svolgendo si è aperta un'opportunità perché in quegli anni la NASA aveva selezionato uno dei esperimenti per volare sullo shuttle che era proprio italiano e che era uno di quelli su cui io stavo lavorando. Quindi quando c'è stato poi l'accordo fra Stati Uniti e Italia per selezionare il primo astronauta italiano, ho detto ma perché no? In fondo è un sogno da bambino, proviamoci. Ero talmente convinto che mi avrebbero scartato dopo le prime prove che non ho detto niente a nessuno, ho mandato la mia diciamo, lettera di partecipazione senza dire niente a mia moglie, ai miei genitori. E poi la selezione è andata avanti, sono passato qualche mese e io alla fine i candidati erano rimasti in due, io ero uno dei due e quindi ho detto beh forse è il caso che ha avverto la famiglia che c'è questa possibilità e così è cominciata la mia avventura. Nel 96 la prima missione.
esperienza. Come mai? La prima esperienza sullo spazio. Scegliete. Dammi il gelato. Proviamo con questo. Dicevo, com'è stata la prima esperienza a bordo dello shuttle? Beh, è un'esperienza unica. No, forse è questo che faremo. Sì, tira su, prosciva. Sì, spegniamo. Sì, facciamo cambio. Sì, sì, tanto va benissimo. Ok. I microfoni sono una delle tecnologie più difficili da mettere a punto. No, dicevo, ovviamente ci si prepara per anni a una missione nello spazio, però il giorno in cui sali sulla navetta, sulla rampa di lancio è una grandissima emozione, ma l'emozione più grande arriva un po' di tempo dopo, quando sei in orbita e per la prima volta vedi dal vivo quello che fino a quel momento hai vissuto attraverso i filmati, attraverso il racconto di chi c'è stato prima di te. Quando ti affacci dal finestrino e vedi la Terra sotto di te, vedi il nostro mondo circondato dal vuoto, ed è veramente una grande emozione. È uno spettacolo che probabilmente ridimensiona anche l'uomo, no? Perché vedere il disco della Terra con il nero dello spazio profondo intorno, credo che insomma capita anche di pensare a Dio. In quel momento da scienziato? Io credo che questo dipende dalla propria cultura, dal proprio modo di essere, per cui sicuramente ci sono astronauti che nella loro esperienza di volo nello spazio hanno visto, diciamo, un aspetto più religioso. Io non sono tra quelli, diciamo, io non sono mai stato credente neanche prima di fare questo viaggio. Sicuramente questo viaggio apre una dimensione nuova, nel senso, appunto, vedere il proprio pianeta dal di fuori non è soltanto una questione geometrica, è una cosa che ti porta anche a vedere il nostro pianeta sotto un punto di vista diverso per come questo è messo nello spazio. Voglio dire, lo sappiamo tutti che la Terra è nel vuoto dello spazio, che non c'è Atlante che la tiene in piedi, insomma, però una cosa è saperlo e una cosa è vederlo. Quanto vedi, diciamo, l'immensità del vuoto che c'è intorno, quando vedi quanto sia fragile tutto questo pianeta e relativamente piccolo, diciamo, visto dallo spazio, ti viene voglia quasi di abbracciarlo, ti viene un grande senso di appartenenza a quel pianeta. Quando poi pensi che lì, in quell'oasi così colorata e così isolata rispetto all'infinito, ci sono miliardi di persone che vivono e che diciamo, passano la loro vita lì, ti rendi conto di quanto sia prezioso quell'oasi. Insomma. Nel 96 la prima missione. Ci sono stati anni di preparazione però a Houston prima di salire sullo Space Shuttle. Quali sono le qualità fisiche che bisogna avere per poter accedere, diciamo, a questo viaggio e al mestiere di astronauta? Sì, e diciamo che chiaramente questo è un mestiere che richiede, intanto c'è una selezione per accedervi, una selezione che riguarda l'aspetto fisico, che è importante, perché sappiamo già che quando andrai nello spazio il tuo corpo sarà sottoposto a tutta una serie di situazioni completamente diverse da quelle che ci sono sulla Terra e quindi subirà delle conseguenze, e dall'aspetto psicologico, perché chiaramente è una realtà in cui è difficile adattarsi, in cui c'è una densità anche proprio di persone in pochissimo spazio, quindi c'è un problema anche di, come dire, di convivenza fra più persone. C'è una difficoltà perché ci sono situazioni stressanti e quindi devi essere in grado di gestire lo stress e la fatica anche fisica. Tutte queste cose insieme, diciamo, vengono valutate nella fase iniziale, quando tu cominci questo percorso. Una volta che hai superato questo ostacolo, e che è in genere un ostacolo che taglia via, diciamo, più della metà di quelli che cominciano questo percorso, allora comincia invece la fase di addestramento vera e propria, cioè quando tu sei fra quelli che vengono scelti per fare l'astronauta, cominci la tua carriera e quindi vai a scuola, proprio come succede per qualsiasi tipo di nuova professione, no? Devi imparare intanto il mestiere, perché voglio dire,
chi comincia questo percorso non è un astronauta, è un ingegnere, è un fisico, è un pilota, e poi viene messo insieme, tutti vengono messi nello stesso classe e cominciano un percorso che poi li porta alla fine di questo percorso ad essere, come dire, qualificati con un diploma che sostanzialmente dice che sono adatti al volo nello spazio. E questo richiede sia appunto doti di tipo pratico, nel senso che devi superare tutta una serie di test per quanto riguarda la sopravvivenza in zone deserte, imparare a lanciarsi col paracadute, tutta una serie di cose pratiche. Ha una parte di studio vero e proprio, perché devi conoscere come funziona una macchina complessa come lo shuttle o come la stazione spaziale, e ha un aspetto anche, come dicevo, psicologico, perché tu sei costantemente sotto osservazione per questi anni di percorso, e quindi devi mantenere sempre una capacità di lavoro, di resa, diciamo, superare gli esami con profitto, eccetera, fino alla fine. Quindi è un po' come diciamo un corso universitario, ma con tante cose in più. E alla fine di questo percorso c'è l'assegnazione al volo, c'è l'assegnazione a un equipaggio, e a quel momento manca ancora un anno, perché l'addestramento per la missione dura un anno. Quindi alla fine di un percorso che è durato già 3 o 4 anni c'è in più un'ulteriore attesa, che però a questo punto è un'attesa, come dire, quasi finale, nel senso che sei già assegnato a un volo, quindi sei sicuro che volerai più o meno entro un anno. L'emozione sulla rampa di lancio, la velocità. Sì, l'emozione in realtà c'è nel momento in cui ti siedi sul sedile in una posizione scomoda, poi la vedremo nel filmato, sei lì che aspetti il conteggio alla rovescia che va avanti, segui tutto il dialogo che c'è fra il centro di controllo e varie postazioni che danno l'ok a tutte le varie parti dello shuttle. E in realtà la cosa più importante in quel momento è la preoccupazione che qualcosa possa andare storto e che quindi si blocca il conteggio alla rovescia e viene rimandato tutto magari di un mese, due o tre. Questa è la preoccupazione maggiore, perché ti sei addestrato per anni e quando sei su vorresti partire, insomma, e non sei certo fino all'ultimo momento che in realtà partirai proprio quel giorno. Ha mai temuto che qualcosa potesse andare storto? Questo, diciamo, non fa parte della mentalità degli astronauti. Non so se perché alla fine noi facciamo un percorso per cui siamo abituati a vedere le cose che non vanno bene durante le simulazioni, per cui in genere la realtà è sempre meglio delle simulazioni, e quindi pensiamo non potrà andare così male come è andato in tutte le simulazioni che abbiamo fatto. E poi perché quando in tutte le varie fasi del volo, in particolare alla partenza, tu sei concentrato soprattutto sull'obiettivo, insomma, che è quello di arrivare in orbita. Nel 96 sulla Columbia ha fatto l'esperimento del plasma, giusto? Quello ha preso a guinzaglio un satellite. Un satellite a guinzaglio, sì. Di cosa si trattava? Sì, era quel famoso esperimento di cui vi parlavo, che è stato poi l'occasione per cominciare questa carriera, ed era un'idea di uno scienziato italiano, Giuseppe Colombo, che aveva pensato che, visto che intorno alla Terra c'è un campo magnetico e visto che lo shuttle gira molto rapidamente dentro questo campo magnetico, in fondo se uno ci mette un conduttore ha fatto una dinamo, e quindi l'idea era: mettiamo questo satellite con un filo di metallo metallico, quindi che è capace di condurre elettricità, portiamo dell'elettricità a bordo dello shuttle, è come avere, diciamo, una presa nello spazio che permette di produrre energia elettrica. In realtà l'idea era molto affascinante e ha funzionato molto bene. L'unica difficoltà è che, siccome il campo magnetico della Terra è molto debole, per fare una corrente importante, diciamo qualche kilowatt di potenza, ci vuole un filo lungo, e quando dico lungo 20 chilometri. Quindi era un oggetto molto complicato da gestire, un satellite con un filo, un aquilone con un filo di 20 chilometri. E noi l'abbiamo gestito bene per 19 chilometri, poi ci abbiamo avuto un problema con un cortocircuito, perché appunto passava corrente in questo filo e il cortocircuito ha tagliato il filo, che era lungo ma era anche molto sottile, era circa 2,5 mm di diametro, quindi insomma con il cortocircuito si è bruciato e il satellite è scappato via. Nel 2001 l'Odissea nello spazio, appassionato di film di fantascienza di Kubrick, no? Lei ha vissuto l'Odissea?
Anche sì. Se la stazione spaziale è un po' diversa in realtà da quella, no? Ruota che si vede nel film. Sì, durante il volo del 2001 era inevitabile fare il parallelo. Io, diciamo, non potevo non pensare a Kubrick, alla ruota, alla stazione spaziale immaginata nel film, mentre noi ci avvicinavamo verso la stazione spaziale vera. Ovviamente c'era qualche differenza, come diceva lei, non era la stazione di Kubrick, era ancora un cantiere in fase di crescita. Noi siamo arrivati dopo qualche anno che era cominciata la costruzione e appena pochi mesi dopo che era arrivato il primo equipaggio, quindi insomma era veramente all'inizio. Oggi la stazione spaziale è molto più grande di come era allora, ma già allora era veramente uno spettacolo magnifico mentre ci avvicinavamo. Mancava la colonna sonora, non c'era il valzer di Strauss, però per il resto c'era quasi tutto. Si poteva immaginare, no? E la stazione spaziale, tra l'altro, che ha una fine, perché probabilmente nel 2020 bisognerà lasciarla, giusto? Sì, beh, naturalmente tutti i progetti spaziali hanno una vita, diciamo, più o meno aspettata. In genere, siccome gli ingegneri sono molto conservativi, tutti i progetti spaziali durano di più di quello previsto all'inizio. In effetti la stazione spaziale era prevista per 15 anni ed è già lì da più di 15 anni, quindi rimarrà probabilmente fino al 2024, almeno questi sono gli accordi fino a oggi, quindi vuol dire che alla fine ci sarà stata quasi 20 anni, più di 20 anni, insomma. Però ovviamente non può rimanere lì per sempre. E quindi è previsto che a un certo punto venga smantellata e non so cosa seguirà, se un'altra stazione spaziale o invece magari una stazione intorno alla Luna, che è una ipotesi oggi sul piatto. Quello che abbiamo imparato dalla stazione orbitante intorno alla Terra tornerà utile per tutto quello che verrà dopo, a cominciare dalle missioni oltre l'orbita terrestre, Marte e tutto quello che ci sarà. Sì, poi spiegheremo appunto qual è il fine di questa stazione, che è probabilmente l'opera ingegneristica più importante mai realizzata dall'uomo, no? Ci sono 16 nazioni, l'Italia ha un ruolo importante. Sì, 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 intanto è il primo esperimento su scala planetaria che facciamo nello spazio. Non dimentichiamoci che lo spazio ha cominciato più che altro come una estensione della guerra fredda, diciamo, non era proprio tanto amichevole i rapporti che c'erano fra russi e americani agli inizi, era soprattutto una lotta per avere, diciamo così, la tecnologia necessaria per arrivare nello spazio, e i russi erano partiti in grande anticipo rispetto agli americani, che però avevano recuperato poi con le missioni lunari, ma sempre su un percorso, diciamo, non dico conflittuale, ma insomma di gara e di cercarsi di superare. Il fatto che invece molti anni dopo siano riusciti a collaborare e insieme a loro ci siano paesi che, diciamo, sono arrivati dopo, come sono i paesi europei, il Giappone, il Canada, secondo me è un grande segno di una svolta, diciamo, in qualche modo, per cui l'avventura spaziale è talmente complessa che richiede veramente l'energia di tutto un pianeta, e la stazione spaziale è il primo esperimento, è il primo tentativo concreto di mettere insieme le forze di diversi paesi, tecnologie diverse e anche modi di affrontare i problemi in modo diverso, che ha arricchito il progetto della stazione spaziale e lo ha reso, secondo me, più robusto. I russi avevano tentato la loro stazione, avevano fatto diverse stazioni spaziali nel corso degli anni, quindi avevano grandissima esperienza. Gli americani avevano scelto un'altra strada, ma avevano anche loro tentato una stazione spaziale. Il fatto che insieme abbiano trovato la possibilità di collaborare e, ripeto, a questo si siano aggiunti altri paesi, secondo me ha rafforzato il progetto, che probabilmente se fosse mantenuto come era originariamente doveva essere una stazione solo americana, probabilmente sarebbe fallito, perché sappiamo che nel frattempo ci sono stati gli incidenti dello shuttle. Oggi si va sulla stazione spaziale solo grazie ai veicoli russi, perché lo shuttle non vola più, quindi questa capacità di utilizzare tecnologie diverse ha arricchito e ha reso la stazione molto più robusta, e questa è un'esperienza che secondo me dobbiamo continuare anche in futuro. Che dice? Ci guardiamo il filmato? Sì, sì. Beh,
Abbassiamo le luci, noi possiamo vederlo da là. Sì, possiamo vedere lì, perfetto. Così. Ok, abbassiamo. Allora, diciamo in questo filmato io vi porto a fare un viaggio che ci porta oltre il cielo, oltre il nostro pianeta. E questo viaggio comincia in Florida, al Kennedy Space Center, che gli americani chiamano con una certa dose di orgoglio il Spaceport USA, lo spazioporto americano, perché in effetti è da lì che sono partite tutte le missioni verso lo spazio. Qui vediamo gli astronauti che escono dall'alloggiamento in cui sono rinchiusi una settimana prima del lancio per evitare una malattia all'ultimo momento, un contagio all'ultimo momento, e salgono su questo pulmino che è lo stesso, tradisce l'età perché è lo stesso fin dagli inizi dei lanci dello shuttle, e questo corteo fatto di automobili della polizia con i lampeggianti, elicotteri che volano, eccetera, va verso la rampa. È veramente come vivere in un film. Se voi avete visto Armageddon, il film di fantascienza, è quasi tutta fantascienza. La cosa più realistica è proprio quando l'equipaggio con Bruce Willis viene trasportato verso la rampa. La realtà è abbastanza simile. Questo è il momento in cui gli astronauti arrivano al livello 195, che è diciamo il livello dove c'è la passerella che collega la struttura metallica con lo shuttle. E una alla volta, perché lo spazio a disposizione è piccolo, entrano in questa specie di sala che è ricavata proprio all'ingresso del boccaporto dello shuttle, fanno gli ultimi controlli, vedete, uno alla volta, appunto gattonando proprio perché lo spazio è poco, entrano dentro lo shuttle. E già salire a bordo, come vi dicevo anche prima, è difficile perché lo shuttle è in verticale e i sedili in realtà sono attaccati alla parete in questo caso. E quindi ti devi arrampicare verso l'alto per metterti seduto, e stai seduto sulla schiena. Quindi è abbastanza complicato. Vengono aiutati da quei tecnici con le tute bianche che li aiutano a sedersi, a legare le cinture di sicurezza, a collegare l'ossigeno, la radio, il sistema di comunicazione radio e anche i tubi dell'acqua, perché dentro la tuta, che è ingombrante, scorre l'acqua per raffreddare. Diciamo, la preparazione dura diverse ore e poi arriva il momento finale vedete il conteggio, ormai siamo quasi allo zero. Questo è il punto dove sono le persone ad osservare il lancio, è il punto più vicino. Non si può stare più vicino di così, siamo a più di 6 km di distanza per questioni di sicurezza. Gli unici esseri umani più vicini sono quelli che stanno dentro la cabina dello shuttle. Ed ecco il lancio. Da qui si vede poco in realtà, e anche quando sei lì lo vedi molto lontano. In compenso senti il rumore e la vibrazione prodotta dai motori. Starci dentro è abbastanza emozionante, anche se il rumore è più forte fuori che dentro. Comunque adesso vediamo le immagini più da vicino grazie alle telecamere ravvicinate. Ecco, qui si sente, è l'unico momento in cui si sente proprio il sonoro del conteggio alla rovescia. Poco prima dell'accensione dei motori c'è questa cascata d'acqua che riempie la piscina che c'è sotto lo shuttle e serve a raffreddare la struttura, perché poi la potenza dei motori è tale che fa evaporare gran parte di quest'acqua. E qui sentite il rombo dei motori, immaginatevelo quando ci stai vicino. E questo è il momento dell'accensione dei due razzi, quando lo shuttle comincia a partire. È un palazzo di 20 piani che si solleva, questo per darvi le dimensioni. E quindi all'inizio si solleva lentamente, pesa più di 2000 tonnellate e comincia a salire lentamente, poi via via che guadagna velocità va sempre più veloce. Qui c'è il momento in cui si gira per mettersi in una configurazione che è più adatta dal punto di vista aerodinamico, per ridurre in pratica l'attrito, si mette a testa in giù e da qui comincia ad accelerare via via più velocemente fino al momento in cui diventa supersonico, quindi supera la barriera del suono. A quanti chilometri quindi? La barriera del suono a livello del mare è 1200 chilometri l'ora più o meno. Quindi a un certo punto arriva a questa velocità e qui si vede proprio l'effetto, proprio la barriera del suono la vedete fisicamente, è quella specie di nebbiolina che si crea nella zona più esposta. Questa è la prima volta che supera la velocità del suono, prima di arrivare in orbita la supera 25 volte, raggiungendo la velocità di 28.000 km l'ora più o meno. Ed è evidentemente uno dei veicoli più veloci mai costruiti dall'uomo. Dopo 2 minuti e mezzo, i due razzi bianchi che abbiamo visto di fianco al serbatoio arancione si sganciano perché hanno esaurito il carburante
e ricadono verso l'oceano con il paracadute, quindi in maniera controllata, perché poi vengono recuperati e possono essere riutilizzati. In effetti lo shuttle è il primo e per il momento unico veicolo spaziale riutilizzabile. Si riutilizzano i due razzi e si riutilizza ovviamente anche il veicolo. E questo è il momento in cui si arriva in orbita. Qui vediamo il momento in cui sorge il Sole e in effetti nelle primissime ore quando arrivi in orbita c'è tantissime cose da fare. Praticamente lo shuttle diventa a questo punto una piccola stazione spaziale, quindi va per esempio aperte le porte della stiva, vanno sistemate tutta una serie di cose all'interno del veicolo per trasformarlo in un veicolo spaziale. E quindi c'è poco tempo per guardare fuori, però evidentemente non si resiste alla tentazione di andare al finestrino e guardare, e questo è quello che si vede, per esempio la Luna che tramonta dietro l'atmosfera terrestre. Ma l'obiettivo delle, diciamo, gli ultimi 10 anni di missione dello shuttle sono raggiungere la stazione spaziale. Qui la vediamo mentre lo shuttle si avvicina e qui invece vediamo lo shuttle visto dalla stazione spaziale. Vedete, da questa immagine si capisce che è veramente un camion spaziale, dove la parte dove è abitata dagli astronauti è solo quella davanti, la cabina di pilotaggio, mentre la parte posteriore è usata per trasportare esperimenti, satelliti o, come in questo caso, moduli della stazione spaziale. Prima di arrivare sulla stazione lo shuttle si orienta facendo una specie di capriola e vediamo la parte inferiore che è bruciacchiata, annerita dal calore, e poi capiremo bene perché questo succede. E alla fine di questa manovra lo shuttle è allineato con la stazione spaziale e inizia un movimento, diciamo, di avvicinamento molto lento, gestito per lo più dal computer fino alla parte finale. L'ultimissima parte viene invece gestita manualmente dai comandi che dà il comandante del shuttle. Poi è quello che si vede nei film di fantascienza. Praticamente no? Sì, il momento dell'attracco. A guardare questa immagine, sopra c'è la stazione, sotto c'è lo shuttle, sembra tutto tranquillo, ma stanno viaggiando tutte e due a 28.000 km l'ora girando intorno alla Terra. Questo è il momento in cui si apre la porta e si entra a bordo della stazione. Questo è il 2001, l'anno in cui io mettevo piede a bordo della stazione spaziale, e qui effettivamente si vedono le bandierine di tutti i paesi che partecipano alla costruzione, e tra questi c'è l'Italia, come veniva ricordato. E a proposito di Italia, nella mia missione c'era, oltre che un astronauta a bordo, c'era anche un pezzo di tecnologia italiana. Questo modulo che vediamo nella stiva dello shuttle è un modulo costruito dall'Italia. È Raffaello. Ed era il suo battesimo del volo, era il primo volo. È un modulo che serve per il rifornimento della stazione. Viene preso dalla stiva dello shuttle, agganciato alla stazione, quindi diventa una stanza in più. Ecco, questo è l'interno del modulo, che vedete è pieno di scatole, di materiale che viene trasferito sulla stazione. Ed è un materiale di vario tipo, c'è il cibo, le bevande, i vestiti, l'aria per respirare, ma ci sono anche esperimenti scientifici, parti di ricambio e così via. Qui vediamo uno di questi esperimenti, un esperimento per la crescita di cristalli di proteine che viene portato a bordo della stazione. Questo era al momento nel 2001 l'unico laboratorio esistente a bordo. Da allora ne sono stati aggiunti due, uno è europeo, si chiama Columbus, e l'altro è giapponese, si chiama Kibo. E sono, diciamo, laboratori in cui si fanno esperimenti di vario tipo. Qui vediamo alcuni ambienti della stazione, vedete, questa è una cabina in cui vivono gli astronauti, piccola ma ha una bella vista. Questo è quello che si vede, per esempio passando sul Nord Africa, o queste sono le... le Canarie, adesso siamo passati sulla Groenlandia, qui vediamo le Bahamas, quindi stiamo vedendo diverse zone del mondo. Dallo spazio si vedono bene i fenomeni di carattere globale, come possono essere fenomeni di tempeste di sabbia, oppure la formazione di uragani, oppure eruzioni vulcaniche. Si vedono anche cose meno piacevoli, come per esempio lo smog sulla pianura padana, ma questo non è un problema solo italiano, purtroppo. Gli incendi, che ci sono un po' dappertutto in giro per il mondo, oppure la deforestazione che interessa le parti, diciamo, vicine all'equatore, le zone più verdi del pianeta. Torniamo a bordo per vedere altre scene della vita di tutti i giorni, e tra queste c'è l'attività fisica, che non è soltanto un
un dettaglio, non è soltanto un divertimento, un passatempo, è una necessità, perché l'organismo in assenza di peso subisce delle modifiche, per esempio perde calcio nelle ossa, i muscoli diventano più deboli, quindi l'esercizio fisico è la contromisura migliore. Vedete, si può anche correre in assenza di peso, purché uno si leghi con delle corde elastiche, ben ancorato. E però il tapirulan, guardate come è montato, perché è interessante vedere come le cose cambiano nello spazio, cioè uno può correre tranquillamente su una parete. E queste sono le cabine, le cuccette dei vari membri dell'equipaggio, sono piuttosto piccole, sono grandi come quelle di una cabina di telefonica. Guardate il tessuto bianco che c'è dietro la testa dell'astronauta, quello è il saccappello dove si dorme, quindi si dorme in piedi. Anche mangiare cambia completamente, intanto in assenza di peso le cose galleggiano, come vedete, e quindi è impensabile che uno possa cucinare in queste condizioni. In realtà noi non ci lanciamo il cibo in questo modo, ma per farvi capire in che condizioni si è a bordo, il cibo è quei sacchettini che vedete di plastica attaccati sul tavolino, è un cibo disidratato preparato a terra che noi poi aggiungiamo l'acqua e diventa mangiabile, diciamo. Anche l'acqua naturalmente è un problema, questo vi fa capire che non possiamo usare un bicchiere per bere, ma bisogna usare un contenitore chiuso, bevendo con una cannuccia. Non beviamo però rincorrendo le gocce d'acqua come si vede qui, insomma. Queste sono altre zone della stazione spaziale che nel frattempo è cresciuta e si fanno esperimenti di vario tipo, tutti accomunati dal fatto che traggono vantaggio dall'assenza di peso, quindi sono tutti esperimenti che in qualche modo permettono di fare cose che sulla Terra non sarebbe possibile fare. L'assenza di peso è questa cosa qui, è il fatto che le persone galleggino, se voi fate caso gli astronauti non portano le scarpe, semplicemente perché non si cammina nello spazio, e anche la percezione del volume intorno a noi è diversa. A nessuno verrebbe in mente di montare un esperimento, qualcosa su cui tu devi lavorare sul soffitto, perché sarebbe scomodo da raggiungere. Invece, come vedete nello spazio, noi molti degli esperimenti sono montati anche sul soffitto, oltre che sulle pareti, perché il soffitto è una zona dove si può lavorare tranquillamente, basta arrivare lì e poi non si ritorna giù, non si cade. Quindi questo per darvi l'idea di come cambia anche la percezione proprio dello spazio tridimensionale intorno a noi. Ci si abitua immediatamente? No, ci vuole un po' per abituarsi. Nel corso del tempo la stazione è cresciuta, sono state aggiunte altri moduli. Questo è un modulo che purtroppo non c'era quando sono arrivato io, si chiama Cupola, è stato aggiunto qualche anno fa ed è uno dei posti più belli della stazione, perché è una finestra proprio verso la Terra che permette di fare fotografie, di mandare immagini sulla Terra in tempo reale, ma non è stata messa lì per fare fotografie. In realtà è il centro di controllo, è la torre di controllo da cui si può controllare il traffico in arrivo e in partenza. Abbiamo visto lo shuttle arrivare, qui vediamo le Soyuz, i veicoli russi che servono a trasportare l'equipaggio, ma servono anche come scialuppa di salvataggio, come vedete in questo caso, ce ne sono due attaccate alla stazione e permettono in caso di emergenza l'evacuazione della stazione. Da qui si controllano anche quella specie di robot che sono lì fuori, che in realtà sono praticamente dei carro ponte che si possono muovere lungo tutta la direzione della stazione e servono sia per attività all'esterno sia per aiuto agli astronauti quando vanno fuori. Questo avviene di quando in quando perché ci sono attività che vanno fatte all'esterno e in questo caso gli astronauti si devono vestire in modo adeguato, perché ovviamente fuori c'è il vuoto e quindi devono indossare questa specie di scafandro che permette di sopravvivere nel vuoto dello spazio e quindi fornisce la pressione per avere un ambiente vivibile, fornisce l'ossigeno per respirare, fornisce la protezione dagli sbalzi di temperatura, passando dal giorno alla notte la temperatura varia di 200 gradi e quindi chiaramente senza la tuta non si potrebbe sopravvivere a lungo. In genere quel braccio, quel carro ponte che abbiamo visto serve anche di aiuto per spostare gli astronauti, perché muoversi con quella tuta è difficile e spesso vengono trasportati, attaccati per i piedi e vengono mossi da una parte all'altra quando si tratta di fare un percorso lungo. I percorsi brevi invece si percorrono, vedete, usando le braccia e per spostarsi, quindi all'esterno ci sono dei corrimano che permettono di farlo.
in termine tecnico si chiama EVA, Extravehicular Activity, spesso si parla di passeggiata spaziale, ma come vedete non è una vera passeggiata, perché nello spazio non si cammina, ma si usano le braccia. Noi siamo rimasti a bordo della stazione spaziale per una decina di giorni, abbiamo fatto una cena in stile hawaiano, ecco perché indossiamo quelle camicie che non sono le camicie standard della NASA, e ci prepariamo a lasciare la stazione. Quindi diciamo ci sono i saluti, gli abbracci e poi i due veicoli si separano. E in genere quando c'è questa manovra, lo shuttle, si usa fare fotografie della parte esterna della stazione, che come dicevo sono ormai lì da più di 15 anni. E io però non vi faccio vedere le foto che abbiamo fatto nel 2001, ma quelle di oggi, perché la stazione spaziale nel frattempo è cresciuta, è finita, è completata, e questo è quello che c'è oggi in orbita. Quali sono le dimensioni? È grande come un campo di calcio, è grande circa 100 metri per 80, 100 metri la lunghezza, diciamo la dimensione maggiore, e 80 quella minore. Le parti abitabili però sono molto più piccole, sono quei cilindri argentati, la parte maggiore è soprattutto i pannelli solari che servono per l'energia elettrica. Qui stiamo sorvolando gli Stati Uniti di giorno, guardate bene, non si riesce a vedere le città, non si vede New York o Los Angeles, almeno di giorno. Di notte la situazione è un po' diversa. Qui vediamo il momento in cui il sole comincia a tramontare ed è uno spettacolo veramente magnifico, intanto perché il sole, guardatelo bene, è accecante ma è bianco, non è giallo, e poi perché anche con il sole il cielo è nero. Di notte la situazione è un po' diversa. Si vedono come le città, si vedono le luci spesso veramente imponenti delle città, si vedono i temporali, si vedono fenomeni come le aurore boreali, che sono veramente dei fuochi pirotecnici bellissimi. E qui siamo sull'Europa, vedete, si vedono la Francia, adesso passiamo sulle Alpi, se riuscite vedete Venezia, ma certamente si vede la pianura padana tutta illuminata e si vedono anche le città e le strade. Non è così dappertutto, se guardate i Balcani sono meno illuminati, ancora meno illuminata è il Nord Africa, a parte il Cairo e una zona appena intorno al Nilo, tutto il resto vedete abbastanza scuro. Ma c'è uno spettacolo ancora più affascinante di tutto questo ed è il tramonto del sole. Quando il sole tramonta rimane intorno alla Terra un'aureola, veramente una zona illuminata, una cornice luminosa, quello è il cielo. Quando noi pensiamo dalla Terra sembra che il cielo non finisca mai, visto dallo spazio è una pellicola appena visibile, appena riconoscibile, ma una pellicola che rende questo pianeta così speciale rispetto a tutti gli altri. E noi siamo stati in orbita circa 2 settimane, questo è il momento in cui ci si prepara al rientro, si indossano le tute, che non servono in genere quando sei in orbita, si mettono a posto i sedili, che come avete visto nello spazio non ci sono sedie, e questo è il momento in cui... Vi ricordate le piastrelle annerite? Questo è il momento in cui si anneriscono. Lo shuttle entra a 28.000 km l'ora nell'atmosfera terrestre e questo è l'onda d'urto, produce un grande riscaldamento e questo è il risultato. Diciamo. Fuori ci sono 2.000 gradi e grazie alle piastrelle lo shuttle supera questo muro di fuoco e entra nell'atmosfera terrestre. A questo punto ha rallentato molto, ma è ancora molto veloce, molte volte supersonico, ma soprattutto... è un aereo senza motori e quindi deve mantenere una traiettoria molto precisa e ha una sola possibilità di toccare terra sulla pista. E questo è l'atterraggio, la fine della missione. Anzi, questa è l'ultima missione dello shuttle, perché nel luglio del 2011 lo shuttle ha smesso di volare, è stato messo i 3 esemplari rimasti sono stati messi in altrettanti musei. Lo shuttle ha cambiato il nostro modo di andare nello spazio. Chi ha la mia età si ricorda quando le missioni spaziali duravano qualche giorno, in cui gli astronauti che andavano nello spazio erano tutti uomini e tutti militari. Grazie allo spazio è cambiata anche la generazione di astronauti, missioni più lunghe, scientifiche, le donne sono diventate protagoniste, gli scienziati, astronauti provenienti da altri paesi. Lo shuttle è stato l'elemento essenziale per la costruzione della stazione spaziale internazionale, però quell'epoca è finita. La cosa interessante è che oggi si aprono scenari del tutto nuovi, come il fatto che i privati per la prima volta hanno cominciato a giocare un ruolo. Questo è uno dei tanti
progetti, si chiama della Virgin, che dovrebbe portare un veicolo più piccolo a una certa altezza e da quel punto in poi, grazie a un motore a razzo, punta direttamente verso lo spazio. Non va in orbita come lo shuttle, ma si porta a quota di 100 km, quindi ben oltre l'atmosfera terrestre, e lì percorre una specie di parabola che poi lo riporta ad atterrare diciamo un po' di una decina di minuti dopo. E questo dovrebbe essere i voli per i turisti. La NASA invece sta puntando oltre l'orbita terrestre, dove siamo rimasti fermi per più di 40 anni, per tornare sulla Luna con quel veicolo che si chiama Orion, e per puntare a raggiungere gli asteroidi, con l'idea però che la meta finale sia Marte. Marte che ovviamente è una missione molto più complessa di quelle che abbiamo affrontato fino adesso. Una missione che richiede veicoli, capacità di lancio molto grandi. No, questo è un veicolo che è più grande del Saturno V. Il Saturno V è il veicolo che ha portato gli uomini sulla Luna. Questo porterebbe con diversi lanci diversi pezzi dell'astronave che poi porterà il primo equipaggio verso Marte. Qui stiamo vedendo la fase finale, quando arriva l'equipaggio. Ovviamente non sarà questa il veicolo che raggiungerà Marte, ci vorrà un veicolo ben più grande. Questo è il momento in cui l'equipaggio sale a bordo. Vedete che questo veicolo assomiglia un po' alla Stazione Spaziale Internazionale. Quando dicevo che l'esperienza che abbiamo guadagnato ci servirà anche in futuro, questo veicolo assomiglia per i pannelli solari, per questo modulo gonfiabile che uno così, anche se in versione più piccola, c'è già sulla stazione in fase di test. Quando l'equipaggio arriva a bordo si parte, comincia il viaggio, un viaggio che è ben diverso dal viaggio di qualche giorno, di qualche settimana. È un viaggio che ti porta l'equipaggio per mesi lontano dalla Terra. Non hai più la Terra vicino, non hai nemmeno più il Sole che si allontana, non c'è più l'alternanza giorno-notte, sei in una perenne notte fino al momento in cui arrivi su Marte. È un viaggio che dura, per andare su Marte, più di 6 mesi, ma complessivamente almeno 2 anni, perché ogni 2 anni si allineano Marte e la Terra. La Terra impiega 1 anno a fare il giro, Marte impiega 2, quindi ogni 2 anni si trovano più o meno alla stessa distanza ed è il momento in cui si può viaggiare da l'uno all'altro, quindi un viaggio che come minimo dura 2 anni. E questo è il momento dell'arrivo, il momento in cui l'astronave maggiore, diciamo la nave madre, arriva in orbita intorno alla Terra, come si vede nei migliori film di fantascienza, ma poi per scendere c'è bisogno di un veicolo più piccolo. E qui vediamo che l'idea è quella di utilizzare un veicolo particolare che sta nella parte frontale, che vedete gonfia a un certo punto questa specie di disco, è un disco volante. Noi abbiamo sempre immaginato i marziani che arrivavano sulla Terra con i dischi volanti, invece siamo noi che andiamo su Marte con i dischi volanti, ma in questo caso il disco serve solo come scudo termico per proteggere il veicolo che poi atterrerà su Marte, che è appunto un veicolo con i razzi e con la possibilità di atterrare sul suolo marziano. Qui immaginiamo quello che potrebbe essere il primo insediamento umano su Marte. Chiaramente l'atmosfera marziana è molto rarefatta, quindi non si può stare fuori se non utilizzando delle tute, che sono un po' meno ingombranti di quelle che abbiamo visto prima, ma pur sempre delle tute che necessitano di ossigeno e tutto il resto. Anche i veicoli sono pressurizzati, non si può stare fuori nell'ambiente marziano. E questo è più o meno come ci immaginiamo il primo insediamento. Ma in realtà noi conosciamo molto di Marte, queste sono immagini vere. Questa è l'immagine del Sole che tramonta nel cielo marziano scattata dalla sonda Curiosity. E se guardate quella che viene dopo, se riuscite a vedere alla vostra destra, c'è una luce appena visibile, quella è la Terra vista da Marte. Insomma, abbiamo ormai un'esperienza di più di 50 anni di attività nello spazio. Abbiamo realizzato nello spazio la prima base vera dell'umanità fuori del nostro pianeta, abbiamo fatto i primi passi fuori della culla dell'umanità. Come diceva un pensatore della fine dell'Ottocento, Konstantin Tsiolkovsky, la Terra è la culla dell'umanità, ma non si può vivere per sempre in una culla. Ecco, noi cominciamo a fare i primi passi fuori di questa culla, ma molta strada rimane da fare e
la prossima generazione di astronauti che metterà piede su Marte è già nata, anche se ancora non sa che sarà questo il proprio destino, diciamo. Quindi con questo augurio io concludo. Grazie. Io ho giusto qualche domanda e poi lascerei la parola a voi. Ci sono molti studenti di liceo, ci sono molti bambini, quindi lascerei la parola a loro. La cosa curiosa, informandomi un po' sull'attività a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, è stato scoprire che il materiale del quale non si può fare a meno è un materiale semplicissimo, che è il velcro, giusto? Perché il velcro è così importante sullo spazio? Beh, il velcro è essenziale. In realtà noi, scherzando, diciamo che senza lo scotch, senza il nastro telato e senza il velcro non si potrebbe fare attività spaziale. Voi immaginatevi un posto in cui le cose galleggiano. Pensateci un attimo, non è facile, perché in cui le cose galleggiano, l'unico modo per tenerle ferme è il velcro. Ovviamente ce ne sono altre più complicate, ma il velcro ha il vantaggio che tu puoi attaccare e staccare con grande facilità. Tutto quanto nello spazio ha un piccolo bollino azzurro, che non è quello della pubblicità del frutto, ma è il pallino di velcro che ti permette di attaccare le cose, anche lo spazzolino da denti, anche le penne, anche i computer. Testa. No, sì, la testa no, ma ci sono delle stesse, diciamo, se tu vuoi provare a dormire come sei abituato a dormire sulla terra, poggiando la testa sul cuscino, questo non viene naturalmente, nel senso che la testa non appoggia sul cuscino. Può farlo finché tu sei sveglio e tieni la testa con la forza, diciamo, dei muscoli. Appena rilassi i muscoli, la testa si solleva. Se la vuoi tenere attaccata, ci devi mettere una striscia sulla testa attaccata con il velcro. Quindi il velcro fa tutto. Perfetto. Quanta Made in Italy c'è sulla Stazione Spaziale Internazionale? Ce n'è molta, perché una parte fa parte del nostro contributo, quello che dicevamo prima, i moduli per il rifornimento della stazione, quella, diciamo, l'Italia ha contribuito mettendoci quella tecnologia lì. Però poi una parte di altre parti, compresa la cupola che abbiamo visto prima, è stata costruita sotto contratto, nel senso che siamo stati pagati per farla, mentre quella l'abbiamo pagata noi, quella l'abbiamo pagata tutti quanti, diciamo, quei moduli che abbiamo visto, compreso Raffaello, è pagata dalle tasse di tutti noi. Gli altri invece l'Italia ha fornito le tecnologie che erano state sviluppate per i moduli, e le ha fornite per altre parti che sono state costruite, pagate dalla NASA o pagate dall'ESA. Perché continuare a investire su missioni e su progetti di questo tipo? Questa è una bella domanda. Diciamo, ci sono tanti livelli di risposta. Possiamo dire perché l'avventura spaziale fin dall'inizio ha stimolato lo sviluppo di tecnologie, ed è un fatto sicuramente accertato. Se voi pensate semplicemente al computer che avete a casa, al telefonino che avete in tasca, sono tutti effetti prodotti dallo sbarco sulla Luna, dalle prime missioni spaziali, perché quando hanno cominciato a costruire le prime navicelle, i computer negli anni 50 erano grandi come armadi, e farli entrare in una navicella dove a malapena c'entravano due persone, tre persone nel caso dell'Apollo, era veramente un'impresa. Quindi quegli sforzi che sono stati fatti allora per far entrare un calcolatore, peraltro in confronto a quelli che abbiamo in tasca oggi, è quasi all'età della pietra. Cioè il calcolatore che ha portato l'uomo sulla Luna era a malapena in grado di fare le quattro operazioni. Noi in tasca abbiamo un computer che è migliaia di volte più potente, forse milioni di volte più potente, quello che ha portato l'uomo sulla Luna. Comunque lo sforzo di miniaturizzare quello che allora era un armadio in un oggetto grande abbastanza da entrare dentro una capsula è stato l'inizio del processo che poi ha portato appunto a quello che vediamo oggi. Ma questo è solo un pezzo della storia. Io voglio sempre sottolineare che alla base dell'attività di esplorazione dello spazio c'è
come posso dire, una caratteristica, una forza che ha da sempre dato la spinta all'evoluzione dell'uomo, che è la curiosità, la voglia di esplorare quello che c'è oltre l'orizzonte conosciuto. E, è quello che ha portato l'uomo a espandersi dall'Africa e a raggiungere tutto il resto del pianeta, è quella che ci ha fatto varcare gli oceani, che al tempo di Colombo era quasi altrettanto difficile che mandare una astronave su Marte. Quindi questo tipo di forza che in qualche modo ha segnato la storia della nostra civiltà oggi si manifesta nell'esplorazione dello spazio. Cioè, se uno avesse chiesto a Cristoforo Colombo se valeva la pena di andare nell'America dopo il suo primo viaggio, cioè cosa ha riportato dal primo viaggio? Un po' di semi di pomodoro, qualche patata e un po' di monili d'oro. Ne valeva la pena? Probabilmente no, se uno pensa al costo. Qualcuno si è divertito a fare il calcolo di quanto è costato la missione di Colombo riportata oggi, e più o meno è costata quanto è costato il programma Apollo. No? Cioè è costata in dollari di oggi, è costata circa un centinaio di miliardi di dollari, più o meno quanto è costato il programma Apollo. Appunto, ne valeva la pena per un po' di patate e qualche seme di pomodoro? Certamente no, ma quella esplorazione lì ha segnato la storia dell'umanità. Due secoli dopo è cambiato il mondo. Mettere degli uomini su Marte probabilmente produrrà ancora meno, perché non riporteremo neanche i semi di pomodoro da quella missione lì. Forse impareremo qualcosa sulla vita passata o presente di Marte, ma certamente niente che abbia, che valga le centinaia di miliardi che costerà quella missione lì. Ma chi potrà dire fra 200 anni come sarà il corso della storia, quando una comunità di esseri umani vivrà definitivamente su Marte, se riuscirà a sopravvivere su Marte? Questo è il tipo di domanda che lo spazio ci pone, questo è il tipo di sfida che l'avventura spaziale ci pone. Lei crede ovviamente che ci sia vita nello spazio? Credo di sì. Sì, direi che sarebbe difficile, come dire, sostenere il contrario. Difficile nel senso dal punto di vista statistico, Premesso che nessuno ha oggi nessuna informazione certa sul fatto che esistano pianeti abitabili, il fatto che però abbiamo cominciato a vedere pianeti che fino a pochi decenni fa erano assolutamente impossibili da identificare, il fatto che appena abbiamo avuto le tecnologie, questi pianeti li abbiamo trovati, e alcuni di questi hanno delle caratteristiche che assomigliano a quelle della Terra, anche se non sappiamo esattamente come. Su questo bisogna essere molto chiari, perché spesso i giornali raccontano delle storie, no? Il gemello della Terra, non c'è niente del genere al momento. Quello che noi sappiamo è che esiste qualcosa intorno a una stella, perché gli fa ombra, no? Immaginate un oggetto che gli passa davanti, gli toglie un po' di luce. Noi riusciamo a vedere la luce della stella che diminuisce e poi risale. Dalla lunghezza dalla profondità della caduta sappiamo se questo oggetto gli toglie poca o tanta luce. Dalla larghezza sappiamo quanto tempo impiega a girargli intorno, e quindi sappiamo a che distanza è. Da queste cose ricostruiamo quanto è grande e quanto è distante. E quindi possiamo dire sì, questo è più o meno grande come la Terra e più o meno è alla stessa distanza della Terra. Qui finisce le cose certe, tutto il resto è fantasia. Però già questa informazione è importante, perché sapere che esistono delle stelle simili al Sole, intorno c'è un pianeta più o meno alla stessa distanza dal Sole, è un buon inizio. Potrebbe essere, nel Sistema Solare ci sono tre pianeti che hanno delle condizioni interessanti, Venere, Marte e la Terra, che si trovano nelle condizioni giuste per essere abitabili. Uno, Venere, è un inferno di altissima temperatura, per ragioni dovute non tanto alla vicinanza del Sole quanto all'effetto serra che si è andato manifestando per ragioni che noi non sappiamo. Quindi è inabitabile nonostante sia potenzialmente abitabile. L'altro, Marte, ha avuto l'evoluzione nell'altra direzione, ha perso l'atmosfera e è diventato molto freddo. Probabilmente anche lì non c'è possibilità di vita, o se c'è è forse del passato.
l'unico abitabile è la Terra. Quindi qui già vedete che un pianeta sceglie delle evoluzioni diverse a seconda di criteri che ancora noi non sappiamo bene fino in fondo. Quindi dire che un pianeta è alla distanza giusta dal Sole non basta. Però il fatto che ne troviamo tanti, il fatto che di stelle solo nella nostra galassia ce ne sono più di 200 miliardi, e di galassie come la nostra ce ne sono quasi altrettante, cioè centinaia di miliardi, qui vi dice che il numero è grande. E se anche un solo sistema stellare su milioni ha un pianeta come il nostro, sono tanti. E se anche uno di questi ogni tanto ha sviluppato vita, ce n'è tanta di vita. Condenso con una battuta di un astrofisico che ha iniziato in qualche modo lo studio dell'intelligenza extraterrestre, della vita extraterrestre, che si chiamava Carl Sagan, e che diceva: se l'universo che conosciamo, diciamo, se nell'universo c'è un solo pianeta abitabile, sarebbe un grande spreco di spazio. E credo che sia esattamente questo il punto, cioè è difficile sostenere che la Terra è così unica che siamo soli nell'universo. Detto questo, però, io credo che le distanze fra le stelle siano veramente un limite difficile da valicare, non dico impossibile, ma molto molto difficile. Vi do soltanto due numeri per capirci. E lo shuttle viaggia a 28.000 km l'ora, che è una velocità incredibilmente elevata per chi è abituato a viaggiare su un aereo a 1.000 km l'ora, no? Quindi è veramente tantissimo. Le sonde che abbiamo mandato su Plutone viaggia al doppio della velocità dello shuttle, quindi ancora più veloce. Ha impiegato 10 anni per arrivare su Plutone, 10 anni, alla velocità doppia di quella dello shuttle. Se dovesse andare alla stella più vicina, Prossima Centauri, a quella velocità, impiegherebbe 70.000 anni. Ora voi direte, vabbè, ma uno può viaggiare più veloce, certo. Noi non siamo capaci ancora. Ma immaginiamo di andare più veloci. Qualcuno, forse l'avete letto sui giornali, sta immaginando di mandare una sonda grande come un francobollo su Proxima Centauri, che è la stella più, si chiama Proxima non a caso, insomma, è la stella più vicina, che si trova grosso modo a 4 anni luce. Il nostro veicolo più veloce impiegherebbe 70.000 anni. Questa microsonda, con una vela solare e con un sistema di laser molto potenti, potrebbe fare il viaggio in 20 anni. Quindi voi direte, è fatta. Ma anche così, diciamo, le stelle più vicine, questa sta a 4 anni luce, ma le stelle stanno a migliaia di anni luce, quindi anche così impiegheremmo comunque tantissimo tempo per viaggiare. Quindi è veramente una sfida molto molto difficile, e questo forse spiega perché non ne abbiamo mai incontrati di civiltà extraterrestri. Qualcuno afferma di averle conosciute. Sì, d'accordo, vabbè. Diciamo, in maniera documentata e riproducibile, ecco, la metto così. Quello che il metodo scientifico ci ha insegnato ad affrontare, diciamo, no? Finché nella storia dell'uomo, finché le cose sono rimaste sulle idee, peraltro anche spesso geniali, però non hanno portato a grandi passi avanti, no? Per migliaia di anni l'umanità, diciamo, ha fatto piccoli progressi. Quando c'è stata l'esplosione vera, l'accelerazione violenta, quando la scienza ha messo, come dire, dei criteri generali con cui affrontare i problemi, la riproducibilità, da Galileo in poi, e qui siamo nella Terra, diciamo, giusta per parlare, da Galileo in poi la riproducibilità dei fenomeni, il fatto che non basta che lo dico io, ma lo deve fare anche chiunque altro fa la stessa cosa, deve produrre lo stesso risultato. Allora è un fatto dimostrato e acclarato. Questa cosa ha prodotto un'accelerazione che ci ha portato dove siamo oggi. Cioè, per migliaia d'anni siamo rimasti praticamente in una situazione quasi stazionaria, e improvvisamente in 2 secoli, 3 secoli, la nostre capacità tecnologiche e scientifiche sono arrivate. Io credo che questo metodo sia dimostrato efficace, quindi non lo lascerei certo. per altre strade. L'ultima domanda che mi permetto di farle: dallo spazio si vede una Terra meravigliosa, ma anche ferita dall'uomo. Sì. La missione Terra quando è che partirà?
Io spero che parta, che sia già partita, nel senso che non abbiamo molto tempo. Adesso qui diciamo non andiamo a fondo a questo argomento perché non è il caso, però diciamo su questo c'è molto da dire. I cambiamenti climatici, diciamo, l'impatto dell'uomo sul pianeta comincia a manifestarsi in maniera evidente. Non è irreparabile ancora, però il cambiamento c'è stato. Cioè noi oggi registriamo un aumento della temperatura degli oceani, registriamo un fenomeno che indipendentemente da noi ormai è stato messo in moto. Diciamo, noi abbiamo certamente contribuito in maniera massiccia, ma se anche noi oggi con la bacchetta magica smettessimo di produrre l'anidride carbonica e tutto il resto che ha prodotto, diciamo, questo riscaldamento, non è che domani finisce il riscaldamento continua e va avanti. Quello che noi possiamo sperare è di, come dire, di impedire di arrivare a un punto di non ritorno. Questo è ancora nelle nostre possibilità, ma deve essere fatto presto, non abbiamo molto tempo. E questo non lo dico io, lo dicono studi ormai decennali fatti da organismi internazionali, dall'ONU, cioè non è più l'opinione di uno scienziato pazzo o di qualche, come dire, menagramo che dice delle cose per spaventare il pubblico. È un fatto, non dobbiamo né spaventarci né come dire ignorarlo, dobbiamo reagire, e la reazione giusta è quella di cercare le tecnologie, la possibilità di ridurre l'impatto dell'uomo sull'ambiente. La Terra può fare a meno dell'uomo, noi non possiamo fare a meno della Terra, questo è certo. La Terra ha passato situazioni anche peggiori di quella in cui siamo adesso, ed è passata indenne, no, ci sono state trasformazioni, ma insomma, voglio dire, la Terra è un pianeta grosso, può fare a meno della vita. Per 4 miliardi, diciamo, di anni questo pianeta è andato avanti, forse meno, diciamo, la vita in realtà è più vecchia di quello che pensiamo, ma diciamo per almeno un paio di miliardi di anni sulla Terra non c'era forme di vita, e la Terra c'era. Forme di vita si sono susseguite, no? Animali elementari, dinosauri, altri animali, varie evoluzioni, e la Terra è andata avanti. Adesso c'è la specie umana in questo piccolo arco di tempo di qualche centinaio di migliaia di anni. Può andare bene anche senza, dal punto di vista della specie umana, cioè la nostra, io dico che siamo ancora in tempo per tentare di risolvere il problema. E credo che questa è veramente la sfida che abbiamo di fronte in questi anni. Non abbiamo molto tempo. Domande? Avete sentito tutti, sì. Come si fa a lavarsi? Allora, non ti puoi fare la doccia, questo è sicuro, avete visto che succede all'acqua, no? Migliaia di bollicine vanno in giro, un dramma, perché poi ci sono dispositivi elettronici, computer, quindi sarebbe una situazione disastrosa. No, in realtà ci si lava con dei panni umidi, con del sapone che non fa schiuma, ma non puoi farti una doccia. Questo è uno dei punti più dolenti dell'attività spaziale. Altre domande? Tre domande. Certo, giustamente. Bella domanda. Incomincio dall'ultima, visto che mi ha preceduto quel ragazzetto. La domanda gliela faccio in greco. E con la cacà? È un termine greco, eh? Come la mettiamo? Lui parlava di lavarsi, ma per il resto? No, il problema esiste naturalmente, perché sia i liquidi, come avete visto, che le cose solide galleggiano. Tutte. Non c'è quella che galleggia e quella che no. E quindi galleggiano anche cose che preferiremmo che non galleggiassero, in particolare quella a cui facciamo riferimento adesso. Allora, adesso ve la pongo io la domanda. Se le cose galleggiano e quindi possono andare dappertutto, ci sono alcune cose che tu preferiresti mandare in un posto preciso. Come fai a decidere qual è il posto dove andarle? Con che mezzo, visto che le cose galleggiano? Come fai a dirigere un oggetto in una certa posizione piuttosto che in una? Con l'aspirazione. Quindi la toilette funziona per aspirazione, e c'è una parte che aspira i liquidi e una parte che aspira i solidi. Sempre un seguito per i nostri amici fanciulli. Saturno e Giove hanno una sessantina di lune. Ci sono i semafori per
per farli girare oppure ogni tanto succede qualche scontro? Ragazzi, 62-63 lune, satelliti, Saturno e Giove, sicuramente ce lo conferma il nostro scienziato. Sì, sì, no, sicuramente qualche scontro c'è stato in passato, c'è stato, ecco. Perché gli anelli di Saturno probabilmente quello sono i resti di lune che si sono scontrate. Comunque, il sistema solare oggi è molto più tranquillo di come fosse, come era qualche miliardo d'anni fa. Diciamo, in passato la situazione era molto più drammatica, c'erano impatti molto più frequenti. Oggi ormai praticamente non ce n'è più nessuno, e le lune di Giove e di Saturno sono invece interessanti dal punto di vista della possibilità di vita, no? Noi quando pensiamo alla possibilità di vita pensiamo ai pianeti, giustamente. Sì. Diciamo, l'esempio, l'unico esempio che conosciamo di vita è su un pianeta. Però nel caso di Giove e di Saturno potrebbero esserci delle lune invece più interessanti sicuramente di Giove e di Saturno. Giove e Saturno sono dei grandi pianeti gassosi, in realtà non c'è neanche un nucleo vero, cioè non c'è un punto dove tu puoi mettere i piedi, perché è una grande palla di gas e quindi poco interessante. Tra l'altro ci sono grandi radiazioni, insomma un posto non adatto alla vita. Le lune invece, almeno alcune, sia di Giove che di Saturno, hanno delle caratteristiche interessanti, in particolare due. Una intorno a Giove si chiama Europa, sì. L'altra intorno a Saturno si chiama Encelado. Sono grandi più o meno come la Luna, ma hanno una superficie ghiacciata, di ghiaccio. E ultimamente hanno visto che questo ghiaccio ogni tanto si rompe e escono dei getti di acqua che hanno analizzato essere acqua salata. Quindi sotto i ghiacci di Europa e di Encelado ci sono probabilmente degli oceani di acqua salata. Non so se vi ricorda niente, ma la vita sulla Terra si è sviluppata negli oceani, nell'acqua salata. E siccome l'acqua è liquida, vuol dire che la temperatura deve essere superiore allo zero. Quindi sotto l'acqua sotto la superficie gelata di Encelado e Europa ci sono le condizioni interessanti perché possa essere sviluppata la vita. Naturalmente è un mondo completamente diverso da quello che possiamo immaginare, però le condizioni lì potrebbero essere adatte alla vita. Quindi sarebbe interessante, e qualcuno ci sta pensando, mandare una sonda su Europa o su Encelado. Meglio Europa perché è più vicino Giove rispetto a Saturno. Lei ha citato tre volte, no, interessante questa, tre volte 28.000 chilometri, ma perché non 25 o 30? Perché sì, quella velocità? Non ce l'ha spiegato prima. No, perché no, è complicato. No, è complicato anche mantenere poi il sincronismo con le immagini. Comunque ve lo spiego adesso. Non è per battere il record di velocità, è la velocità esatta che serve per rimanere in orbita. Nel senso che se tu a quella quota vai più forte, ti allontani. Se vai più piano, ricadi giù. Quindi se tu vuoi metterti in orbita a 400 km d'altezza, dove sta la stazione spaziale, devi viaggiare a 28.000 km l'ora. Velocissimo, velocissimo. Senta, no, guarda, noi dell'infinito abbiamo quello che ci racconta Gino Paoli nel cielo in una stanza o l'infinito di Leopardi. Lei che non aveva la terra sotto i piedi, che cosa ci dice? Che sentimento provava dall'infinito? Trovava qualche diavoletto, qualche padre eterno, qualcosa? Quello che provavo, come ho detto, è una maggiore attaccamento al nostro pianeta, perché è l'unico punto di colore in un grande oceano di nero, mettiamola così. Cioè è l'unica cosa che ti dà la sensazione di caldo e di un colore caldo, mentre tutto intorno è nero. E quindi è veramente una caratteristica del nostro pianeta. E poi l'idea che ci siano lì 7 miliardi di persone fa riflettere, insomma. C'era il ragazzo qui. Bella domanda, perché hanno analizzato attraverso la luce. Allora, il termine tecnico si chiama spettrometria, ma non si guardano gli spettri, nel senso non si guardano i fantasmi. Si scompone la luce nelle sue componenti. E guardando le componenti si capisce che elementi ci sono. Quindi l'acqua ha una certa spettro, ha una certa forma di luce,
L'acqua salata ce n'è una leggermente diversa e quindi si può distinguere se è salata o non è salata. Così come si può distinguere se c'è idrogeno, ossigeno e altri elementi. È così che si sta, per esempio, come è fatta una stella. Nessuno ci è mai andato dentro. Ma guardando la luce, per esempio, le stelle non sono tutte uguali. Ci sono quelle più gialle, più blu, più rosse. Ed è una questione di temperatura, ma se guardi in dettaglio anche di composizione chimica. Quindi diciamo c'è un po' più di elementi di un tipo o di un altro. Quindi è attraverso la spettroscopia, che ripeto non è lo studio dei fantasmi, che si capisce che elementi ci sono. È la stessa cosa che fanno quando uno mette un campione dentro quelle macchine che poi ti dicono che c'è dentro, insomma, no? È la spettroscopia, è quella che ti permette di analizzare la luce che viene assorbita o riflessa. Prego. Sì, buonasera. Volevo chiedere, da poco ho visto sul giornale che la NASA sembra abbia confermato il funzionamento di un nuovo tipo di motore a impulsi elettromagnetici. Lei pensa che possa essere vero o ci troviamo tipo alla fusione fredda, cose di questo tipo? No, onestamente sì, l'ho letta questa notizia, però non sono riuscito a trovare delle informazioni di prima mano, diciamo, a parte gli articoli che ne parlano, non sono riuscito a capire esattamente cos'è che hanno fatto per capire la portata di questa cosa. Però se la NASA ci sta lavorando, penso che sia una cosa abbastanza seria. Non è detto che poi sia quella la soluzione al problema, diciamo, dei viaggi nello spazio, però potrebbe essere un approccio. Sicuramente una cosa è certa, i veicoli che utilizziamo oggi con combustibile chimico non ci permetteranno di fare viaggi molto lontani, insomma, può funzionare, il motore chimico serve per portare un oggetto da terra verso l'orbita, ma poi nello spazio è poco efficiente perché dovresti portare talmente tanto carburante che praticamente non è possibile. Quindi c'è bisogno di qualcos'altro, che possa essere un motore a plasma, possa essere un motore elettromagnetico o qualche altra cosa. Diciamo, vedremo chi riuscirà a risolvere questa sfida. Insomma. Il teletrasporto di Star Trek. Il teletrasporto sarebbe la cosa migliore, però mi sembra che quella è sicuramente una delle cose difficilmente realizzabili. Non, secondo me lì siamo proprio fuori dalle possibilità fisiche. Magari è più facile il motore a curvatura, qualcuno sta lavorando anche a quello alla NASA. Però anche lì stiamo parlando di cose quasi fantascienze, insomma. In orbita si vede la muraglia cinese? Questa è una domanda che mi fanno spesso. Allora, io ti dico la mia versione. Io non l'ho vista, però siccome qualcuno dice di averla vista, io non posso contraddirlo. Io credo che sia una cosa che sia visibile in particolari condizioni. Nel senso, in generale, quello che è l'esperienza... Se avete visto qualche immagine di quelle che vi ho fatto vedere, dallo spazio è facile vedere i contrasti di colore. Quindi, per esempio, è molto facile vedere le isole perché sono verdi rispetto all'azzurro o il bianco delle montagne, eccetera. Quando il terreno e l'oggetto è più o meno dello stesso colore, è difficile vederlo, a meno che non sia veramente grande. Ora, la muraglia è vero che è lunga, ma è sottile, quindi dallo spazio potresti non vederla. Credo che si veda bene. Mi sono fatto quest'idea, quando la luce è radente, quindi all'alba o al tramonto, perché allora l'ombra produce un effetto di contrasto. Io però, quando sono passato sulla Cina, è sempre stato in condizioni di luce diversa, non sono mai riuscito a passare all'alba, o era notte o era mezzogiorno, quindi dipende da quello. Quindi magari se avessi fatto un'altra orbita, probabilmente l'avrei vista. Però qualcuno dice di averla vista a occhio nudo, io francamente non l'ho mai vista. Ma quando facevate tipo le missioni fuori dalla stazione spaziale e non avete mai paura, per esempio, che si staccasse il cavo vedendo fuori lo spazio? Beh, diciamo, in tutti i film di fantascienza succede così, però in pratica i cavi sono due e sono dei acciaio, insomma è difficile si rompono tutte e due. È vero che, diciamo, c'è un protocollo, quindi se tu ti sposti, per esempio, per questo è anche complicato, per questo spesso li prendono col braccio meccanico e li sposta, perché spostarsi con dei cavi è complicato, perché tu devi sganciare un cavo, perché ce n'hai due per questioni di sicurezza, ne devi sganciare uno, lo agganci più lontano, poi devi sganciare il secondo e agganciare pure quello, quindi ogni volta che ti sposti devi fare un lavoro di questo tipo. Ora, in teoria è possibile che tu sbagli a agganciare il primo e sganci il secondo, per cui sei senza gancio, però onestamente è una cosa che si fa
metodicamente, con una certa cura, insomma. Quindi è abbastanza improbabile che succeda, infatti non è mai successo fino adesso. Gli asteroidi, diciamo, sono ovviamente potenzialmente un pericolo. In realtà gli asteroidi grandi sono relativamente rari. Quello che è più pericoloso sono le cose piccole, perché di quelle ce n'è tante. Le micrometeoriti, quelle che vengono chiamate micrometeoriti, cioè oggetti dei sassolini sostanzialmente da qualche millimetro a qualche centimetro, oggetti veramente piccoli, che però, data la velocità orbitale dei 28 famosi 28.000 chilometri, anche se l'oggetto è piccolo ti viene addosso a 28.000 chilometri, quindi fa un bel buco. La tuta, diciamo, è fatta con la parte esterna in Nomex, che è un elemento che è quello con cui fanno i giubbetti antiproiettile, quindi è abbastanza robusto da essere bucato, però un oggetto del genere potrebbe in teoria bucarlo. Se il buco è piccolo, la tuta è in grado di, aumentando la, diciamo, l'ossigeno, la quantità d'ossigeno, riesce a tenere la pressione anche se con un piccolo buco. Se il buco è grande, chiaramente è un problema. Se riesce a rientrare in tempo va bene, se no è una situazione drammatica, insomma. Però fino adesso non è mai successo. Beh, deve essere proprio una sfiga notevole. Però appunto, siccome la probabilità è molto remota, fino adesso non è successo. Avendo citato Kubrick, eccolo in fondo, i suoi film, e poi avendo detto che in quegli anni i computer erano enormi, lei pensa che sia stata tutta una montatura, come dicono alcuni, che sia stato Kubrick a girare le scene lunari? Una domanda un po' annale, ma insomma. No, in realtà, a parte che ho sentito la figlia di Kubrick che ha negato ufficialmente questa cosa, ma al di là di questo, no, adesso a parte la battuta, no, in realtà ricreare le condizioni lunari in maniera artificiale nei studi cinematografici è molto più complicato che fare la missione vera, secondo me. Nel senso che voi dovete immaginare che c'è stato tutto un periodo in cui l'America ha partecipato alla missione Apollo, e non era solo qualche decina di persone che ci lavoravano. Nel momento di massimo sforzo, no? Prima, un paio d'anni prima dello sbarco sulla Luna, negli anni, diciamo, nel 68-67, 400.000 persone lavoravano al progetto Apollo, tra università, centri di ricerca, NASA, aziende private. Ora immaginare che tutti questi facessero parte di un complotto mi pare veramente difficile, punto primo. Punto secondo, eravamo negli anni della guerra fredda, negli anni in cui gli Stati Uniti stavano cercando di recuperare un gap tecnologico rispetto ai russi, che avevano fatto tutti i record, no? Avevano mandato il primo satellite, il primo uomo, la prima donna, tutto quello che era prima loro l'avevano fatto. Gli americani dovevano vincere questa battaglia andando oltre, andando sulla Luna, e questo hanno fatto. Se i russi avessero immaginato anche lontanamente che era un trucco, avrebbero trovato il modo di pagare qualcuno per farselo raccontare pubblicamente. Il fatto che non sia successo, che i russi hanno accettato, diciamo, la sconfitta, tra virgolette, chiamiamola così, secondo me è la prova più forte che gli americani sulla Luna ci sono andati veramente. Naturalmente, detto questo, bisogna dire che l'hanno fatto con grandi rischi e con grandi costi, ed è per questo che non ci sono più tornati. Cioè, l'essenziale era arrivarci. Una volta dimostrato che loro erano in grado di farlo, non aveva né senso né era possibile, anche proprio dal punto di vista del rischio, della tecnologia appena sufficiente per fare quella missione, continuare a farlo. Infatti non solo hanno smesso, ma hanno smesso in anticipo, perché loro avevano preparato, dunque le missioni lunari sono state in tutto 6, dall'Apollo 11 all'Apollo 17, cioè 7, ma una non è atterrata. In realtà ne avevano pronte altre 3 fino alla 20, già costruite, avevano costruito già il razzo e tutto, ma non l'hanno lanciate perché non avevano più i fondi. Quindi questo vi dice che insomma i costi erano enormi e anche i rischi erano enormi. Le ultime domande? Buonasera.
Aspetta, c'è un bambino. Come? Di. Vai, vai. L'acqua? L'acqua essendo salata non potrebbe ghiacciare. Infatti non è ghiacciata dentro, sotto. Nella parte fuori, diciamo, l'acqua in genere non ghiaccia quando è salata alla temperatura dello zero, ma se tu vai molto molto freddo si ghiaccia anche col sale. E lì parliamo di temperature 200 gradi sotto zero, quindi fa freddino. Però sotto, un po' perché è salata, un po' perché c'è la pressione del ghiaccio sovrastante che riscalda e un po' perché c'è Giove che strattona le lune e c'ha un effetto di marea, queste tre cose insieme fanno sì che l'acqua non sia ghiacciata. Quindi hai ragione, l'acqua salata non ghiaccia normalmente a temperature vicine allo zero, ma a 200 gradi sotto zero anche l'acqua salata ghiaccia. E però quella sotto invece no. Che velocità siete entrati nell'atmosfera? C'era un altro giù in fondo, prima facciamo parlare lui. Dov'era? C'è la signora qui. Ah, qui. Sì, buonasera. Tornando alla stazione spaziale, volevo sapere, è possibile controllare la traiettoria della stazione? È in caduta libera, giusto? Questi sì. 28.000 km all'ora li raggiunge in caduta libera. Per cui mi sono chiesta, ci sono traiettorie definite dalla stazione o è un caso quando passa? Perché io l'ho vista ieri sera, per esempio, però dopo 2 ore ripassava sempre lì sopra, cioè no, sempre qua sopra. Non passa sempre sullo stesso punto. Non passa sempre sullo stesso punto, perché nel frattempo la Terra gira. No, non si sposta lei, è la Terra che gli gira sotto. Però cioè, mentre la stazione fa un giro in 90 minuti, in 90 minuti la Terra percorre un certo angolo, sì. E quindi la volta dopo, per esempio, se la prima volta, dunque la stazione viaggia verso est, quindi rispetto alle stelle viaggia nell'altra direzione, no, sì. Le stelle si muovono verso, come tutte, sì. Anche il Sole, non sono le stelle che si muovono, è la Terra la che terra. Gira. E quindi tutto però gira in maniera corretta, invece la stazione spaziale gira nell'altra direzione. Quindi la vedi andare verso est. Mentre fa questo giro anche la Terra gira e quindi la volta dopo, quando passa, si sposta un pochino più a ovest. Quindi per esempio se la prima volta passa sull'Italia, mettiamo passa su Venezia, la volta successiva magari passa su Genova, adesso dico per dire. Sì. Poi passa sulla Francia, poi sulla Spagna, poi sull'Oceano e via via così. Quindi non ripassa, poi dopo un po' di giorni ovviamente ritorna a passare sull'Italia, però magari in una posizione leggermente diversa. Ma quindi è possibile, ieri sera io l'ho vista alle 18.20 mi pare, 18.30, e, no mi scusi alle 17.30 e alle 7.20, scusi alle 19.20 era previsto di nuovo, ma è possibile cioè dopo 2 ore? Sì, ma non, sicuramente non sullo stesso punto, magari era un po' più spostata, certo. Un po' più vicina all'orizzonte. Però appunto come traiettoria non è controllata dalla stazione. No, la stazione è sempre sulla stessa traiettoria, nel senso che percorre sempre la stessa orbita. È la Terra che gira nel frattempo. E basta, quindi ok. No, l'orbita della stazione è più o meno sempre la stessa, salvo che non ci sia una variazione dovuta a qualche ragione, e quello che cambia è l'altezza, perché girando in realtà non è proprio nel vuoto, quindi un po' di resistenza c'è, quindi un pochino si abbassa di quota e quindi ogni tanto va riportata in quota, quindi ogni tanto diciamo ha una fluttuazione in altezza ma non in posizione rispetto alla sua orbita, certo. Diciamo il piano dell'orbita rimane lo stesso, quello che cambia spesso è l'altezza, però il piano dell'orbita è fisso mentre la Terra gira, quindi è la Terra che si muove, non è la stazione continua a girare su quell'orbita lì, nel frattempo la Terra gira, quindi uno passa anche dalla stazione, noi vediamo zone diverse perché la Terra ci gira sotto, sì. Cioè mentre la stazione fa un giro in 90 minuti, la Terra in 90 minuti percorre in un'ora e mezza fa 360 gradi in un giorno, quindi diviso 24 quello che viene, insomma. Beh, sì, molto meno. Grazie. Io direi di fermarci qui, il dottore Guidoni si fermerà per fare le foto con i bambini, giusto? Perché credo che avremo aspiranti astronauti e mi auguro bravi studenti in fisica. Allora, vorrei chiamare ancora un attimo di pazienza il sindaco.
perché abbiamo un omaggio da consegnare a Umberto Guidoni. Ovviamente non poteva mancare la bottiglia di Prosecco, dottore. Grazie. Eccoci. Per le foto di rito. Allora, io ringrazio Umberto Guidoni per la sua disponibilità e ringrazio ovviamente l'amministrazione comunale di Valdobbiadene, la Cassa di Risparmio del Veneto, la Cantina Valdocca, l'Hotel Diana, Salumi De Stefani, la Libreria Diffusa, poi un grazie, consentitemelo, alla Biblioteca Comunale e all'Ufficio Cultura del Comune di Valdobbiadene, a tutti i comuni che hanno concesso il patrocinio a questa serata, e sono i comuni di Alano, Cornuda, Vidor, Segusino, Querovas e Pederobba che hanno concesso appunto il patrocinio. Poi un grazie a Valdo TV per la diretta streaming, e siete tutti invitati a un vin d'honneur che abbiamo allestito all'ingresso, offerto dalla cantina e dai Salumi De Stefani, appunto per festeggiare questa serata davvero spaziale. Grazie ancora, dottor Guidoni. Grazie mille. Mi è rimasta una domanda fuori programma. Se è vero, come è vero, che esiste il mal d'Africa, esiste anche il mal di spazio? Beh, in un certo senso sì, è un'esperienza talmente unica che inevitabilmente ti rimane nel cuore, insomma, è difficile dimenticarsela. E se uno potesse farlo più spesso lo farebbe, purtroppo non è così facile. Grazie ancora. Se vuole firmare qualche copia. Sì.